Ciao a tutti, ben ritrovati, buon anno. Non so come iniziare questo video perché è talmente tanto tempo che non mi metto davanti alla telecamera che poi ogni volta mi sento arrugginita. Sono i primi giorni dell'anno, è il secondo giorno della settimana in cui è ripresa tutta la routine vera e propria e quindi sono finite, è finita la pausa natalizia di tutte le feste. E io mi sento ogni mattina, sono un mix tra apro la bara del Conte Dracula ed esco dalla bara. E quando esco dalla bara non sono più un vampiro, ma sono Welcome to the Walking Dead, perché mi sento veramente in una situazione zombesca. Quindi anche tutto questo video sarà in modalità zombie, straparlerò delle cose di cui vi devo parlare e soprattutto sono indietro con tutti i video che io vorrei fare, che avrei voluto fare e che non ho fatto, soprattutto per mancanza di tempo. Perché ho avuto veramente tantissimo da fare nel periodo prenatalizio, pausa natalizia, vabbè, non ho girato video perché proprio non ho trovato il tempo e adesso è tutto alla rincorsa, non riuscirò mai a mettermi in pari, io lo so già perché questa è la cifra stilistica del mio canale, ovvero l'improvvisazione più totale e i video così quando riesco a girarli, quando ho l'ispirazione, quando ho un po' di tempo e così via. Quindi, questo sarà un videoletture degli ultimi libri letti tra settembre e la fine dell'anno. Ho una pila infinita e cercherò, cioè, giusto per farvi capire, la pila è enorme. Ci sono dei libri molto belli che richiederebbero più tempo. Di conseguenza adesso vedo un po' come fare, però pensavo di soffermarmi di più sui libri di cui vi parlerò solamente in questo video, perché poi ce ne sono altri a cui vorrei dedicare un pochino più d'attenzione, con altri video specifici che ho in mente, che girerò nei prossimi giorni e così via. Per questo motivo, per la rincorsa che mi trovo sempre a fare, credo che quest'anno non ci sarà un video del comodino di gennaio, perché siamo già avantissimo, quindi veramente ha poco senso. Però vedo un attimo, insomma, l'improvvisazione più totale. Però secondo me adesso è ora che mi metta a parlare dei libri di cui vi devo parlare perché voglio parlarvi di tutti e se non inizio rischiamo di stare qua 2 ore e l'intenzione è quella di dirvi qualcosa di ognuno in modo così da chiudere appunto l'anno delle letture, anche perché vorrei poi fare un video con i libri più belli del 2023 che mi piace girare, mi piace guardare quando mi capita di vedere video di questo tipo su altri canali che parlano di libri, insomma, ho tante cose per la testa, non so esattamente poi che cosa riuscirò a realizzare. Comunque, allora, io vi avevo parlato delle mie letture fino alla fine di agosto, primi di settembre, mi ricordo. Ed eravamo arrivati, io vado proprio in ordine cronologico per non fare confusione, perché serve a me come schema mentale per poi riuscire ad incasellare le mie letture in un discorso pseudo concentrato e preciso, anche se come al solito, se mi sono presa degli appunti, non ce li ho sotto, quindi è tutto a braccio. Quindi tutto quello che mi ricordo di una determinata lettura ve lo dico. Molto spesso, quando spengo la telecamera, poi mi rendo conto di non avervi detto tutto quello che avrei voluto dirvi. Comunque, vabbè, pazienza. Allora, fine settembre, in questo periodo è ripartito il mio gruppo di lettura in biblioteca, gruppo di lettura di cui faccio parte dal 2019, quindi libri ne ho letti tantissimi insieme alle ragazze del gruppo di lettura. Quest'anno
si legge il filo conduttore sono i premi Nobel. Quando c'è stata data la lista dei libri che avremmo letto appunto da settembre a maggio, io mi sono chiesta: ma esattamente io che cosa ho letto in tutta la mia vita fino a questo momento? Perché c'erano un sacco di autori o che non conoscevo, proprio mai sentito nominare, o che non avevo mai letto, come è il caso di questo libro che è di Grazia Deledda. E si chiama Elia Sportolu. Grazia Deledda è un'autrice conosciutissima, ovviamente, per noi lettori italiani. Io non l'avevo mai nemmeno presa in considerazione. Ovviamente conoscevo Canne al vento, che è il suo libro più famoso, quello per cui poi, a motivo del quale lei ha vinto il Nobel ad inizio secolo, mi sembra, adesso non voglio dire delle stupidaggini. Elia Sportolu è un suo romanzo minore. Io l'ho letto in una vecchissima edizione che mi è stata fornita dalla biblioteca, che ovviamente non ho qui con me perché poi l'ho restituito, e lo trovate, non mi ricordo per quale casa editrice è stato editato recentemente. Eventualmente vado a cercarlo se mi ricordo e poi ve lo metto sotto in info box. È sicuramente un romanzo minore, credo anche che sia o un romanzo d'esordio o comunque uno che fa parte della sua prima produzione. Devo dirvi che a me, per come l'ho recepito io nel momento in cui io l'ho letto, mi è sembrata una buona lettura. Le compagne del mio gruppo di lettura non sono state dello stesso avviso, tant'è vero che poi quando c'è stata la discussione, una delle persone che fanno parte del gruppo mi ha detto che avrebbe voluto leggere le stesse cose che io avevo letto in quel romanzo, perché lei tutto quello che io avevo trovato in esso non l'aveva trovato. Si parla di un giovane che esce di prigione per un fatto che non viene ben specificato. Lui si giustifica molto perché è il protagonista di questo romanzo, che appunto dà il titolo all'opera. È un ragazzo profondamente combattuto e anche profondamente immaturo nella sua vita, è indeciso. Esce di prigione, ritrova gli affetti familiari, e c'è appunto una festa. L'apertura del romanzo è proprio su questa accoglienza del figlio prodigo che torna a casa dopo tanti mesi passati appunto in carcere. E avverranno tutta una serie di avvenimenti che lo porteranno ad intrecciare una relazione amorosa che non avrebbe dovuto intrecciare, perché questa donna di cui lui si innamora, non vi dico che cosa succede. Allora, sicuramente risulta invecchiato molto male, perché almeno all'apertura io ho faticato per i primi capitoli, e dentro di me mi ero anche detta: ma se è tutto così farò molta fatica, non è molto lungo, io l'ho letto veramente velocemente in un weekend, me lo sono fatta fuori, non è stato così per alcune delle mie compagne del gruppo di lettura, però dopo, almeno per quanto mi riguarda, dopo aveva preso un po' di slancio e mi ci ero anche appassionata. Risente un po' del passare degli anni e sicuramente non è invecchiato benissimo, però secondo me la Deledda in questo romanzo rompe un po' degli schemi, nel senso che ha lo slancio verso la modernità, ha lo slancio per parlare di una relazione che è illecita, quindi ci sono dei passaggi che sono molto emozionali e molto passionali. La questione è che secondo me, in ogni caso, nonostante lo slancio che lei ha, poi c'è sempre la questione del tornare dentro la convenzione, tornare dentro ciò che è la buona creanza, ciò che sono, che sono gli schemi di fine 800, inizio 900 per la società italiana e della Sardegna dell'epoca. Di conseguenza, nonostante ci sia questo slancio verso la modernità dell'autrice,
c'è anche la necessità poi di ritornare dentro questi schemi. Quindi se si parla di passionalità, poi si deve sempre rientrare e passare per l'aspetto religioso. Infatti passionalità e religione vanno di pari passo in questo romanzo, tant'è vero che il disegno interiore che prova il protagonista è ben esemplificato poi da due personaggi a cui lui chiede consiglio, perché come vi dicevo, da persona irrisolta non riesce a capire come deve comportarsi, di conseguenza va a chiedere consiglio a questi due personaggi, che sono uno un prete, l'altro un bracciante, che hanno un modo di approcciarsi alla vita e di conseguenza di consigliarlo, che sono praticamente opposti. Il parroco, nonostante sia un parroco fuori dagli schemi, perché è uno che parla tradimenti, è molto sopra le righe come parroco, nonostante questo comunque il suo ruolo fa sì che lui faccia rientrare tutto dentro i canoni della religione. E quindi anche i consigli che lui dà al protagonista, ad Elias, sono sempre, nonostante appunto lui sia una persona fuori dai canoni, sono poi sempre quelli religiosi. L'altro personaggio, il bracciante, che viene, che è un po' un outsider del paese, della società, del piccolo microcosmo di cui fa parte Elias e la sua famiglia, è un personaggio fuori dagli schemi, ma fuori dagli schemi in modo vero e proprio, tant'è vero che viene connotato come se fosse, almeno inizialmente quando l'autrice lo presenta, viene connotato anche fisicamente, come se fosse un uomo delle caverne, un primitivo. E questa è la parte passionale che consiglia ad Elias di lasciarsi proprio trasportare dagli eventi senza pensare, come se dicesse che lo consigliasse che la vita è una e di conseguenza va vissuta fino in fondo. Ovviamente non vi dico come finisce, quale sarà la decisione di Elias, è che questi due personaggi, secondo me, sono il cardine di tutta la vicenda, insieme appunto ad Elias, il protagonista, perché sono parti dell'animo del protagonista e quindi sono esemplificazioni di questo suo dissidio. Ricordiamoci sempre però che appunto la Deledda poi fa rientrare tutto nei canoni e di conseguenza c'è anche il fattore espiazione che mi ha ricordato moltissimo appunto certi passaggi di Jane Eyre e quello che succede a Rochester. Quindi secondo me è un buon romanzo, un buon punto d'inizio se si vuole iniziare a conoscere Grazia Deledda. Io non so esattamente se mai continuerò a leggerla, perché nonostante il romanzo mi sia piaciuto, ho sentito anche molto il passare del tempo. Mi sembra, come vi ho già detto, che non sia invecchiata benissimo questa autrice e che il suo sentire dell'epoca sia molto diverso dal nostro sentire attuale. Di conseguenza ci sono degli autori che vorrei leggere e approfondire molto di più che non la Deledda. Però mi ha fatto molto piacere leggere questo romanzo e iniziarla a conoscere in questo modo, poi non so esattamente se continuerò a leggerla oppure no. In questo periodo ho anche letto L'invenzione di noi due di Matteo Bussola, che mi era stato consigliato e che non conoscevo, e senza il consiglio che mi è stato dato, sinceramente credo che forse non mi sarei mai approcciata a questo autore, che ho sempre considerato un po' come uno di quelli. Adesso faccio un discorso un po' da ragazza con la puzza sotto il naso, vabbè, ragazza qualche anno fa, vabbè, da persona con la puzza sotto il naso, perché Bussola l'ho sempre considerato un po' l'autore post-it, un po' l'autore da supermercato, ovvero il lettore medio che non ha grande conoscenza di quelli che sono poi gli autori,
quelli un po' più di spessore, va al supermercato, cioè è un lettore di questo genere, però gli piace leggere, di conseguenza quando va al supermercato passa nel reparto dei libri e sceglie un po' questi, un autore facile, ecco. Lo so che il mio discorso trova un po' il tempo che trova, però talvolta è così. Non si sa io che cosa abbia in testa, ma comunque, vabbè, passiamo avanti. Che non siamo qua a guardare i miei capelli, che fanno comunque cagare, ma vabbè. Comunque, bussola. Quindi il lettore passa dal reparto libri del supermercato e prende su un libro a caso, che può essere quello di bussola o può essere un altro libro leggero, ecco. Allora, mi ha stupito molto, perché sono andata, allora innanzitutto l'ho letto senza pregiudizi, nonostante quello che vi ho detto finora, perché nonostante io abbia questi pensieri, sono poi sempre molto aperta quando ricevo dei consigli di libri, perché nonostante magari i miei piccoli pregiudizi, cerco sempre di uscire dalla mia comfort zone e cercare di conoscere un po' tutto. Quindi non so esattamente come siano gli altri libri di bussola, però questo devo dire che mi ha stupito. Poteva essere una lettura molto scontata, post-it, poi può essere che magari libri post-it lo siano gli altri titoli dell'autore che non conosco e non ho, almeno al momento non credo che li leggerò, oppure non lo so. Però questo secondo me è buona lettura, il linguaggio è semplice, certo il linguaggio è semplice, ci sono certe frasi ad effetto messe lì per creare un'emozione facile sul lettore, fare impressione sul lettore, però devo dire che su me ha fatto presa, perché ci sono alcuni passaggi in cui mi sono ritrovata e mi ha fatto molto riflettere. E anche ad esempio il finale poteva essere un finale molto zuccheroso e molto banale, invece così non è stato, perché l'ho trovato un libro molto ben costruito, molto sentito, e anche sul finale non scade nel patetico e nello scontato e nel banale, ripeto. E quindi per me buona lettura, e ha superato la prova e mi ha stupito. È la storia di due persone che sono sposate da tempo e almeno all'inizio delle pagine si racconta un po' come questa coppia si è conosciuta e che cosa ha vissuto nel corso degli anni, e tanti anni che questi personaggi stanno insieme, poi ad un certo punto soprattutto lui prende coscienza del fatto che la donna che ha sempre amato si è molto allontanata da lui e hanno due vite completamente diverse, sono due isole molto distanti, che è una cosa che è quasi fisiologica, credo, per le coppie che stanno insieme da tanti anni. Di conseguenza, lui fa una cosa che non vi dico perché è spoiler, altrimenti, ma se conoscete un po' Bussola e la trama di questo libro, che è abbastanza conosciuto, non è poi uno spoiler, insomma, si sa che cosa succede, però non sono io a dirvelo. Succede, lui trova un espediente per far sì di capire se c'è ancora modo di recuperare questo rapporto oppure no. Secondo me gli animi dei due protagonisti vengono indagati in modo profondo, perché sono due personaggi molto ben delineati a tutto tondo e in cui io credo che ognuno di noi
si possa rivedere nell'uno o nell'altro protagonista. Infatti io ho ritrovato molti aspetti del mio vissuto che secondo me poi è il fulcro di tutta la narrazione di Bussola. Ritrovare noi, perché poi è quello che facciamo sempre quando, almeno è quello che io faccio quando leggo, cerco me stessa, cerco me stessa, cerco di capire, di indagare il mio animo attraverso quello che leggo. In questo caso, secondo me, Matteo Bussola arriva dritto al punto perché fa sì che si possano fare diverse riflessioni su noi stessi, sulle relazioni che noi intessiamo con gli altri, che sia il nostro compagno, i nostri figli, i nostri amici. Quindi, per questo motivo, io credo che questo libro, semplice, 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 basico, vada dritto al punto e sia una buona lettura. Tant'è vero che mi sono presa diversi appunti, ho messo cioè tantissimi segnapagine e sì, cioè comunque è stata una sorpresa il libro di Bussola. E dopo il libro di Bussola, io nello stesso periodo ho letto il mio secondo Ammaniti, di cui Alice so che ha parlato, so che nello stesso periodo l'ha letto e sicuramente ne avrà parlato anche Selvaggia, ma io sono indietro veramente con qualsiasi video sui libri delle persone che comunque seguo. Quindi scusami Selvaggia, ma non ho ancora visto il tuo video in cui parli che la festa cominci. Alice però una mattina io sono andata a trovarla e sono andata a trovare Alice. Cosa sta suonando? Ok, va bene, mi sono distratta un attimo. Molto bene. Allora, dicevo, una mattina sono andata a trovare Alice e lei mi ha parlato di questo libro di Ammaniti. Io Ammaniti non lo conosco benissimo. Nel corso della mia carriera da lettrice ho letto tantissimi anni fa solamente Io non ho paura e trovo che probabilmente non è un titolo esemplificativo di quest'autore, almeno da come me ne ha parlato Alice, dovrei approfondirlo meglio. Però lei stava leggendo quel libro, oppure l'aveva appena finito di leggere, e me ne ha parlato in modo così tanto incuriosendomi, me ne ha parlato in un modo che mi ha fatto veramente incuriosire. Di conseguenza, al pomeriggio sono passata in biblioteca e l'ho recuperato. E devo dire che è stata una lettura molto sferzante, stavo per dire piacevole, però è una lettura molto diversa che esce completamente dalla mia comfort zone e molto diversa da quello che io faccio solitamente. L'ho trovata una penna affilatissima che vorrei conoscere di più. È un libro molto profondo. E questa profondità viene indagata attraverso una penna che è tagliente, degli espedienti che sono grotteschi e scuote comunque il lettore, non lascia indifferenti, nonostante ci siano dei risvolti narrativi, forse anche troppo, perché ad un certo punto, soprattutto sul finale, ci sono degli elementi che non mi hanno convinto del tutto. La penna di Ammaniti e quello di cui lui parla è veramente tanto, perché lui, nello stesso romanzo, parlando di questa festa esagerata a Villa Ada a Roma, lui riesce a parlare delle sette sataniche sottobosco che c'è comunque in Italia e di cui si parlava molto di più anni fa, probabilmente negli anni in cui lui ha scritto questa sua opera. Quindi riesce a parlare del panorama delle sette sataniche italiane e attraverso questi protagonisti che sono dei reietti della società, degli sfigati, in pratica, riesce poi a parlare anche
della società italiana, di chi sta ai margini di questa società, come i personaggi che fanno parte di questa fantomatica setta e che vorrebbero emergere, ma non riescono fino in fondo ad emergere, e poi attraverso questo riesce a parlare poi anche di una società bene. Che viene considerata bene, anche se è ricca, può permettersi appunto queste feste grandiose, ma allo stesso tempo è profondamente decadente, in sfacelo. E riesce ad attaccare a questo discorso anche una descrizione del panorama editoriale e letterario italiano che non è molto lusinghiero, perché un altro dei suoi protagonisti è questo scrittore, Civa, che è una persona profondamente sgradevole, è l'esemplificazione dello scrittore che se la crede tantissimo. In questo caso è uno scrittore, però potrebbe aver fatto qualsiasi altro mestiere, l'imprenditore, l'attore, insomma, quei personaggi che si credono tanto e di conseguenza, siccome se la credono moltissimo, pensano di poter avere il mondo ai loro piedi e trattare le altre persone così come se fossero feccia. Quindi c'è una profonda critica a certa società italiana che a me ha fatto anche nella festa, nella preparazione della festa e poi come questa festa si evolve, mi ha fatto molto venire in mente la grande bellezza di Sorrentino, anche perché il contesto è più o meno quello. Una certa società romana italiana che se la crede tanto a discapito poi invece del popolino. Chiamiamoli in questo modo. Il romanzo di Ammaniti è veramente sferzante e imprevedibile, e devo dirvi, per me è stata veramente una bella lettura. È grottesco, ci sono certi passaggi che fanno sorridere, però è sempre un riso molto, molto amaro che finisce proprio per diventare un ghigno, perché alla fin fine, quello che mette in scena sono le miserie della nostra società. E quindi sono stata veramente tanto contenta che Alice mi abbia parlato di questo testo e che mi abbia portato a leggerlo. Ho altre cose di Ammaniti in casa da leggere e vorrei davvero approfondirlo di più perché purtroppo non lo conosco. Dopo aver letto Ammaniti, è stato il momento di Virginia Woolf con Gita Alfaro. Allora, letto non tanto perché avessi voglia di farlo, ma perché, e allora adesso lo sapete che io ho bisogno dei momenti temporali di collocare cronologicamente un romanzo in un certo contesto per riuscire poi a parlarvene sia del romanzo stesso che dei motivi che mi hanno portato a leggerlo. Allora, era fine ottobre, metà ottobre, ed ero venuta a sapere che uno dei professori dell'università che io ho amato di più nel periodo universitario e che ancora tiene delle conferenze in giro per la provincia, la regione, avrebbe parlato in Biblioteca Fiorano come l'anno scorso. Di conseguenza avevo deciso di andarlo a sentire parlare, come era già successo in precedenza. L'anno scorso lui aveva letto Teatro d'amore di Joseph O'Connor, uno dei libri più belli del 2022. Quest'anno avrebbe parlato di Gita Alfaro di Virginia Woolf. Quindi mi sono sbrigata a procurarmi il libro e l'ho letto. Allora, io ve lo dico fuori dai denti perché non c'è niente di male a dire che un autore classico non lo si ama. Io non amo moltissimo Virginia Woolf. Vorrei recuperarmi la biografia della Fusini, che è la più grande studiosa italiana di Virginia Woolf, per cercare di indagare la sua vita. Perché io credo che ci siano certe vite di certi autori che siano appassionanti come se fossero un romanzo. E forse mi potrei appassionare a questa autrice attraverso le vicende della sua vita.
sento questa cosa. La questione è che io mi sono detta per tanto tempo, probabilmente sono una lettrice troppo immatura per riuscire a comprendere la Wolf. In realtà, secondo me, non è così. È proprio che la Wolf ha un modo di indagare la realtà che a me non prende tantissimo. Perché l'indagine della realtà attraverso le piccole cose, i piccoli oggetti, le piccole azioni che lei descrive in modo così minuzioso, io vi devo dire che a me annoia moltissimo, proprio ve lo dico fuori dai denti. Poi io riconosco il grande peso che la Wolf ha nella letteratura e nel modo, ha scardinato un po' le convenzioni letterarie di un certo periodo storico in cui lei ha scritto, e questo è innegabile. Però questo indagare la realtà, questo stream of consciousness che lei fa, A me annoia, come anche non ho mai trovato congeniale a me lo stile di scrittura e le tematiche di James Joyce. E anche in questo modo, in questo caso, lo dico fuori dai denti, non mi può piacere tutta la letteratura, e io credo che non ci sia niente di male a dire una cosa del genere. Ci sono certi autori che sentiamo più affini, ci sono altri che li sentiamo molto meno. Purtroppo Virginia Woolf fa parte di questi. Poi, sicuramente sentendone parlare dal mio professore, di cui io vorrei, cioè lui riuscirebbe a farmi appassionare anche se mi raccontasse la sua lista della spesa, oppure se prendesse un vecchio elenco telefonico e mi parlasse degli abbonati del 1980, a me verrebbe comunque voglia di ascoltarlo e di andare a sfogliare quel vecchio elenco telefonico. Quindi è stata comunque una serata molto bella, però questo è. Gita al faro è un romanzo molto conosciuto di Virginia Woolf, è tutto ambientato in una casa su un'isola, adesso non mi ricordo esattamente, ma mi sembra che sia un'isola al largo della Scozia, in cui per un certo periodo dell'anno la famiglia protagonista della vicenda si trasferisce. E si parla appunto di questa famiglia, in particolare della madre, che accoglie in questa residenza, durante il periodo delle vacanze che loro trascorrono lì, non solo la sua famiglia ma tanti ospiti. E c'è proprio il racconto prima di quello che succede appunto a questa famiglia, indagato nelle piccole minuzie della vita quotidiana di questi personaggi, e poi in una seconda, adesso non mi ricordo se la seconda o la terza parte, si ritorna in questa casa che per lungo tempo è stata disabitata, e si racconta che cosa è successo nel frattempo, e tutto ruota attorno a questa fantomatica gita ad un faro che è lì vicino e che ha la necessità di essere raggiunto per mare, quindi con l'affitto di un'imbarcazione, gita che però non si traduce mai in realtà se non sul finale. E quindi si indaga inizialmente l'animo di questa madre, che tiene le fila di tutta la famiglia, ma anche poi degli ospiti che lei riceve in questa casa, dei figli, del marito e degli ospiti. La questione vera e propria è che, come vi dicevo prima per quanto riguarda il romanzo di Bussola, che quando leggo cerco di trovare me stessa, è altrettanto vero che quando io leggo cerco qualcosa che mi emoziona, e purtroppo il modo di scrivere della Woolf a me non emoziona, cioè proprio detto così, fuori dai denti, a me non riesce ad emozionare. E quindi alla fin fine sono molto contenta di averlo letto, perché posso dire di aver conosciuto e di sapere di che cosa parla Gita al faro, però se vi devo dire romanzo imperdibile, romanzo della vita, io questo non ve lo dico, quindi può essere che io sia profondamente ignorante perché non sono riuscita e non riesco a capire Virginia Woolf, però è così.
Un romanzo che invece assolutamente mi ha emozionato tantissimo e anche di questo romanzo devo ringraziare Alice, perché senza di lei probabilmente non so se l'avrei letto, è Così per sempre di Chiara Valerio. Allora, io ve lo dico già, non mi soffermerò tantissimo, sì, mi sono presa un sacco di appunti perché questo libro è... Questo non è un libro, questo è un modo di vivere, è uno di quei libri che ti fanno vedere il mondo con occhi diversi, non solo il mondo ma anche la letteratura, ed è un romanzo immenso, e immensa è la Valerio, perché allora io come Alice sono piombata nel tunnel della Valerio, che è una donna che io amo immensamente. E in questo periodo sono già diversi mesi che appena posso vado a cercarmi qualche video, qualche podcast, qualcosa in cui lei parli, perché l'ho trovata una mente talmente tanto geniale e superiore che io voglio conoscere tutto della Valerio e vorrei leggere quanto più possibile lei abbia scritto. Per poter leggere qualcosa della Valerio probabilmente scenderei a patti anche con materie che sento lontanissime da me, come la scienza e la matematica, e potrei anche leggere il suo saggio, quello che si chiama La matematica e politica. Potrei farlo, perché la Valerio mi ha così tanto colpito con questo romanzo che io sono stata veramente senza parole, rimasta senza parole. E Alice così me l'ha presentata un giorno di agosto in cui lei stava leggendo questo romanzo, che io avevo visto in libreria, ma chissà perché poi non mi c'ero avvicinata quando era uscito, probabilmente per quel pregiudizio che io ho sempre nei confronti degli autori italiani, che in realtà poi con l'esperienza, con la lettura di romanzi che ho fatto negli ultimi anni, mi sta un po' abbandonando. Niente, Alice mi manda questo messaggio dicendomi: ma sto leggendo un libro bellissimo, bellissimo, forse parla di vampiri, forse parla di Dracula. Cioè, allora a quel punto gli ho detto: scusa, tu mi dici così sapendo quanto io sia fissata con questo topos della letteratura, e me lo dici così che parla di vampiri e parla di Dracula? La prima cosa che mi dovevi dire era: Lia, sto leggendo un romanzo che parla di Dracula, lo devi leggere anche tu. Quindi ok. C'è anche da dire che però in quel periodo Alice non aveva ancora letto Dracula, quindi l'ha letto solamente dopo, e quindi magari le do il beneficio del dubbio che non avesse capito fino in fondo la valenza di questo romanzo. La grandezza di questo romanzo, di cui vorrei parlarvi di più in un video in cui vorrei dirvi qualcosa di più su questo, ma anche darvi magari qualche consiglio di lettura. So che Alice l'ha già fatto, però vorrei fare il mio video in cui parlo di tutto quello che vorrei leggere dopo aver letto Così per sempre, vorrei leggere o che ho già letto in materia di vampiri, perché si potrebbe leggere da qui all'eternità solo di vampiri e non finirei tutti i libri che vorrei leggere sull'argomento. Detto questo, la grandezza secondo me della Valerio è prendere il mito del vampiro e il vampiro in tutte le sue forme, partendo dal romanzo di Dracula, passando per la tradizione dei vampiri, cioè quello che erano stati i vampiri fino a quel momento, e il mito del vampiro così come è nato nel corso dei secoli, perché ricordiamoci che Bram Stoker prende una figura che era nell'immaginario collettivo da anni, per non dire secoli. Quindi prende questo mito, lo innessa con tutto quello che poi è venuto negli anni successivi, fino ad arrivare al film di Coppola, quello con Gary Oldman, che per me è bellissimo Gary Oldman, e poi c'è Winona Ryder, e c'è Keanu Reeves, è un film bellissimo quello, e quindi frulla tutti questi elementi della tradizione in qualcosa di suo, attraverso il suo vissuto.
immagina che Dracula non sia morto, ma che viva a Roma. Ci sono due città che sono fondamentali in questo romanzo, che sono Roma e Venezia, due città per certi versi molto affini, perché Roma è la città eterna, quindi c'è un legame tra questa città nella sua eternità e l'eternità di Dracula, quindi c'è un motivo se Dracula vive in questo, così come lo immagina la Valerio, proprio in quella città. E un'altra città molto importante è Venezia, dove abita Minarcher, che ha avuto nel corso dei secoli una lunga relazione con Dracula, che però adesso non è più. Quindi c'è questo scontro tra questi due personaggi. Città di Venezia, che è in questo, e nella fattispecie la città in cui la Valerio vive nell'ultimo periodo, nonostante appunto lei sia originaria del Lazio, e quindi è per questo motivo che si parla anche di Roma, una città che poi è profondamente decadente e malinconica, come, come è la caratteristica del vampiro, quella di essere decadente e malinconico, perché il vampiro nella sua eternità guarda i secoli passati e si sente molto malinconico. È una figura seducente, ma allo stesso tempo ha questa sfaccettatura del suo, nell'essenza del suo personaggio. E poi ci sono tanti elementi, oltre a queste due città, un altro elemento della vita della Valerio è il gatto in copertina, Zibetto, che è il gatto di Dracula, che però non è solamente il gatto di Dracula, ma è anche il gatto di Chiara Valerio, perché la Valerio ha un gatto e lei descrive questo suo animale domestico nel gatto del romanzo. E poi veramente ci sono tantissime tematiche che lei tocca, dall'amore all'eternità, alla questione dell'ereditarietà, la passione. C'è di tutto in questo romanzo, e secondo me la bellezza di questo romanzo è il fatto di prendere la figura del vampiro, in particolare da Dracula, figura del vampiro che lei appunto prende da questo caposaldo della letteratura, prende il caposaldo della letteratura e ne fa qualcosa di più, perché se io ve lo dico anche questo fuori dai denti, secondo me questo romanzo ha una valenza narrativa e letteraria che è molto di più rispetto al Dracula di Bram Stoker, perché il Dracula di Bram Stoker era nato come un romanzo di intrattenimento dell'epoca, ma si riassume tutte quelle che sono le caratteristiche della letteratura vampiresca di quel periodo e lo traghetta poi nel 1900 e fino a noi, lo rende immortale, ma la Valerio, quello che fa con questo romanzo è portare Dracula ai tempi nostri con una valenza narrativa e letteraria che fa esplodere veramente il cervello del lettore che riesce a recepire la grandezza di questo romanzo. È un romanzo non facilissimo, perché non, sì, è un romanzo di intrattenimento, però il linguaggio che lei usa non è proprio immediato, la lettura è lenta, è condensato, è tanto questo romanzo, e ci sono dei salti temporali che fa sì che il lettore debba stare molto attento, e anche in questo secondo me c'è molto dell'autrice, perché se voi l'avete mai sentita parlare, andate a sentire come parla la Valerio, è una macchinetta e talvolta si fa fatica, quasi si ha l'impressione di non riuscire a seguirla, che talvolta dà quasi l'impressione di andare fuori tema, salvo poi tornare dentro ai binari del discorso che sta facendo nel giro di pochissimo. E il romanzo è così, è come parla la Valerio, quindi ti sembra andare fuori tema, ma in realtà non è così, perché lei ti sta raccontando cose che valgono tutte, sono tutte necessarie per formare poi quel puzzle, quel caleidoscopio che forma il romanzo. È qualcosa di strepitoso, veramente è impossibile parlarne in maniera lineare, perché non è un libro lineare, come non è lineare La mente della Valerio,
Ma è tanto, è una bomba di romanzo questo, credo che sia uno di quei libri che io poi rileggo perché alla seconda lettura riesco a recepire un pochino meglio tutto quello che non ho recepito alla prima lettura perché è veramente tanto. Allora, adesso andiamo dalle altezze della Valerio al Piattume. E qua siamo dalle parti del classico che non mi ha emozionato e sarò impopolare, però il libro che non mi ha emozionato è La lingua salvata di Elias Canetti. Allora, Canetti lo conoscevo perché era uno degli autori che dovevo studiare per l'università. Però vi dico anche che mi ha sempre provocato un timore talmente tanto grande, timore anche dovuto alla professoressa che spiegava Canetti, che era veramente tanto, forse troppo per me, tant'è vero che ad un certo punto, tempi appunto universitari, cambiai il piano di studi per evitare quest'esame su Canetti, in particolare su Auto da fè, che non ho mai letto e non so se nella mia vita mai leggerò. Poi, mai dire mai, non si può sapere, però ecco, Canetti è sempre stato un grande scoglio per me. Me lo sono ritrovata, cioè mi è ritornato dentro dalla finestra perché era l'oggetto del secondo, terzo, non mi ricordo, secondo incontro del gruppo di lettura, forse, insomma, l'ho letto per il gruppo di lettura perché altrimenti, se non ci fossi stata costretta, probabilmente non l'avrei mai letto. Allora, la questione è che, allora, Canetti, partiamo così. Allora, in questa lingua salvata, Canetti racconta se stesso. La storia è una sua autobiografia dalla nascita fino, mi sembra che siano i suoi 16 anni. E racconta un po' tutto quello che lui ha vissuto in questo periodo, quindi il momento in cui si è trasferito in Inghilterra con i genitori, la morte del padre, il rapporto con la madre e tutti gli studi che lo hanno formato e lo hanno fatto diventare l'autore così conosciuto che è diventato. Il problema è che, secondo me, è una cronaca poco sentimentale e che è come se l'autore si schermasse dietro qualcosa e non rivelasse mai quello che sente, è una lista di fatti, talvolta anche molto noiosi. Perché risulta veramente piatto, più si va avanti e più è una lotta tra il lettore e questo libro. A me sembrava, perché è anche molto corposo, quindi sono 362 pagine che mi sono sembrate 3 milioni e 600 erotte pagine. Dalla metà in poi leggevo 10 pagine e mi sembrava di averne letto 1 milione, perché è proprio manca la personalità da questo romanzo, manca il sentire dell'autore, lui descrive dei fatti, ma non c'è sentimento. È come se si schermasse in questo modo perché in questo modo non fa apparire magari certi dolori che ha provato, non lo so. Io vi dico, ok, l'ho letto, sono contenta di averlo letto, so di che cosa stiamo parlando quando si parla della lingua salvata di Canetti, però detto questo, ci sono anche gli appunti qua dentro che saltano fuori e cadono fuori, un po' come cadevo io, dalla sedia ogni volta perché mi addormentavo ogni volta che cercavo di leggerlo, sono come nel caso di Virginia Woolf. Sono contenta di averlo letto perché così adesso so di che cosa si parla quando si parla della lingua salvata. Ma io credo che la mia esperienza con Canetti, puoi mai dire mai, finisca qui. Poi, quindi andiamo avanti perché qua il tempo stringe e ho ancora un sacco di romanzi di cui parlare. Allora, adesso metto un attimo in pausa un romanzo che ho letto in questo periodo, partiamo a parlare delle Montagne della Follia di Lovecraft.
prendo su, allora, ovviamente non ve lo tengo così, ma ve lo tengo così, che questa copertina è orrenda, io ve l'ho già detto, ho aspettato per comprare un volumone di tutti i racconti di Lovecraft, sperando in un'edizione con una copertina migliore, non c'è, e quindi va bene questa. Allora, finalmente, allora, sono molto contenta di aver cominciato a leggere Lovecraft, sto continuando, perché ho letto diversi racconti di questa raccolta e mi sta sorprendendo, sto scoprendo mano a mano un autore che è veramente molto particolare e credo che sia un unicum nel panorama letterario in generale. Probabilmente Le montagne della follia non è stato il modo giusto per iniziare a conoscere quest'autore, perché allora, poi c'è anche da dire che leggevo Le montagne della follia nello stesso momento in cui leggevo La lingua salvata di Canetti, che ha un'altra problematica di cui non vi ho parlato, ovvero lo stile narrativo, perché lo stile narrativo è questo quasi un flusso di coscienza, proprio anche graficamente risulta pesante Canetti, perché quando voi vi ritrovate con una pagina scritta, sono tutte scritte così, così a tutta pagina, questo flusso continuo risulta veramente pesante, senza dialoghi, oppure i dialoghi ridotti all'osso, risulta veramente pesante. E purtroppo io nello stesso momento in cui leggevo Canetti leggevo anche Le montagne della follia, che per certi versi ha uno stile simile a Canetti, perché anche Lovecraft è tutto descrizione, è in prima persona, risulta difficile. Allora, Le montagne della follia poi risente un po' del già visto e già sentito, e non è colpa di Lovecraft, è colpa di tutto quello che lui ha influenzato. Allora, per capirci, nelle montagne della follia si immagina che una spedizione parta per andare in Antartide, per andare ad esplorare una parte dell'Antartide, Antartide, che fino a quel momento era sconosciuta. E poi succede qualcosa alla spedizione e le persone che fanno parte di questo gruppo incontrano l'ignoto, un ignoto che è anche molto pauroso e insondabile. Le persone che fanno parte della spedizione non avrebbero mai immaginato di incontrare quello che poi incontrano. Ecco, la questione che è lo stile che non attira tantissimo il lettore, respinge un po', e poi c'è questo effetto già visto, già sentito, perché io ci ho ritrovato Eiki, a me ha fatto venire in mente tantissimo il primo romanzo dell'Area X, che è poi anche l'unico che ho letto, però questo piccolo microcosmo di persone che si trova in un ambiente ostile, c'è anche lì, questo era quello che mi è venuto in mente. Poi c'è tanto di Stephen King, non a caso appunto Stephen King si è fatto influenzare a piene mani da Lovecraft, e capisco anche il motivo. Nonostante questo, io sono molto contenta di averlo letto, di avere cominciato a leggere Lovecraft, perché io credo che sia un autore che va preso nella sua interezza, e leggere tutti i racconti secondo me è il modo migliore, quindi lasciando stare Le montagne della follia, iniziando poi a leggere il volume dall'inizio, è come se fosse un puzzle che va composto racconto dopo racconto, perché ci sono certe tematiche e certi elementi che ritornano in Lovecraft come dei fili rossi e che vanno conosciuti nella sua interezza. Quindi è come se dovete considerare i racconti di quest'autore come se fossero un unico grande romanzo, quindi è come se Lovecraft nel corso della sua vita avesse scritto un unico grande romanzo composto da tutti questi racconti. Questi racconti
e anche le montagne della follia hanno degli elementi in comune, quindi le descrizioni molto minuziose, il fatto che il punto di vista è sempre quello della prima persona singolare, c'è sempre questo personaggio che è un narratore profondamente inaffidabile, perché nella maggior parte dei casi è un narratore che ha una mente sconvolta da qualche fatto che lo ha segnato, e quindi non si sa mai se quello che lui sta raccontando è la pura verità di quello che ha vissuto o è una sua allucinazione, che è la cifra stilistica stessa di Lovecraft. Quindi ci sono tutti questi elementi, poi vabbè il Necronomicon, vari altri elementi e visioni che Lovecraft ha e di cui parla, ecco, sono tutti elementi che fanno di quest'autore l'autore che è. Non è facilissimo, secondo me, soprattutto per il lettore di oggi, recepire un autore come questo, però assolutamente durante il corso di questo 2024 vorrei, non credo di riuscire a finire questo volume immenso in cui ci sono tantissimi racconti, però vorrei andare avanti e continuare a leggerlo e continuare a conoscerlo. Quindi, probabilmente Le montagne della follia non è stato il modo migliore per cominciare, però in quel momento in casa avevo solamente quello che ho letto in un'altra edizione, e poi ho continuato sul volumone quando sono riuscita a recuperare il volumone. Dopo di quello, altro romanzo per il gruppo di lettura, totalmente diverso rispetto alla Lingua Salvata, tant'è vero che uno degli elementi che più mi ha colpito è stato proprio la vivacità, la prosa sentita che ho trovato in questo romanzo, che non avevo mai sentito nominare, ed è Vicolo del Mortaio di Najib Mahfouz, autore egiziano, anche lui vincitore del premio Oscar, anche lui vincitore del Nobel, buongiorno, cioè, voi capite che sto parlando da un'ora ininterrottamente, ho ancora un sacco di libri di cui parlare e ormai comincio un po' a straparlare, va bene. Najib Mahfouz, vincitore dell'Oscar, certo, vincitore del premio Nobel. Allora, Vicolo del Mortaio è ambientato in un piccolo vicolo del Cairo, che si chiama appunto Vicolo del Mortaio, è per questo che il romanzo si chiama in questo modo, e è un romanzo vivace, vivo, in cui ci sono tantissimi personaggi, tantissimi sentimenti, tantissimi elementi. A me è sembrato proprio di essere dentro quel vicolo, quasi di sentire i rumori, gli odori, anche proprio le puzze che avrei potuto sentire in un vicolo del genere, nonostante io non ci sia mai andata, quasi come se fossi in un bazar, c'è confusione, ci sono tanti rumori, persone che parlano tutte insieme, c'è la vita con le sue gioie, ma ancora di più le sue miserie, ed è il racconto proprio di questi personaggi che vivono in questo vicolo, dal fornaio che sonnecchia sulla sedia per tutto il giorno, una persona profondamente buona, alla famiglia che gestisce il bar in cui tutti si ritrovano alla sera dopo che chiudono le varie attività e i vari negozi, passando per le donne che stanno per la maggior parte del tempo in casa e che spettegolano un po' dietro le porte di casa, passando poi anche per la vedova che si sente ancora bella e che vorrebbe risposarsi, fino ad arrivare alla giovane ragazza che vive nelle miserie di questo vicolo da tutta la vita e vorrebbe fuggire da queste miserie, e di conseguenza per riuscire a fuggire scende a compromessi. Poi c'è anche ci sono coloro che hanno scelto la vita militare, perché questo romanzo è degli anni 40, mi sembra, è del 47, e
è ambientato al tempo della Seconda Guerra Mondiale, una guerra che rimane sempre sullo sfondo. Noi ne sentiamo parlare, ma vediamo semplicemente i personaggi che spariscono dal palcoscenico della narrazione per andare appunto a combattere, ma non entra mai poi all'interno del vicolo questa guerra in modo vero e proprio, rimane sempre in secondo piano. Questo anche perché, e questa cosa me l'ha fatta notare una delle persone che fanno parte del gruppo di lettura quando poi c'è stata la discussione, questo soprattutto perché non è la guerra degli egiziani. Gli egiziani la vivono attraverso gli inglesi, quindi loro combattono per gli inglesi, ma per loro non è esattamente il loro conflitto. E è una guerra che a loro porta benefici, perché gli porta un lavoro e sperano appunto, e queste sono le loro parole, che questo conflitto duri il più a lungo possibile, perché a loro fa comodo questo conflitto. Ci sono, insomma, vizi, virtù e soprattutto miserie di questi personaggi, indagati proprio nel loro profondo, nelle loro piccole vicende familiari, quotidiane, che però diventano il fulcro di questa narrazione che secondo me è molto passionale, che a me è piaciuta tantissimo. È un romanzo che coinvolge tanto e che si legge anche molto velocemente perché non è lunghissimo, è molto semplice come stile, ma a me è piaciuto veramente tanto perché esce dalla mia comfort zone, ma allo stesso tempo mi ha veramente appassionato perché, come vi dicevo, è qualcosa che mi ha colpito tantissimo e che mi è piaciuto veramente tanto. E ve lo consiglio giusto perché non se ne parla. Io non ne avevo mai sentito parlare ed è stato veramente bello, è molto bello quando riesco a scoprire questi romanzi che non avevo mai sentito e che mi appassionano così. Qua sembra che un romanzo mi appassioni e l'altro meno, perché è tutto così, è tutta un'altalena questo video, perché se Il vicolo del mortaio mi aveva così tanto appassionato, questo Fuori fuoco di Chiara Carminati non è riuscito ad appassionarmi nello stesso modo. È un romanzo per ragazzi che ha vinto il premio Strega Ragazze e Ragazzi nel 2016, edizioni Bompiani, e che io ho letto perché è il libro di lettura in classe di Anita dei prossimi mesi. Credo non l'hanno ancora iniziato, sì, io l'ho già letto, e credo che lo inizieranno proprio nelle prossime settimane. Non è neanche di difficile lettura perché è scritto grande, proprio per ragazzi. Avrei voluto un romanzo più coinvolgente, sinceramente, perché poi forse ve ne avevo già parlato in un comodino, perché secondo me i ragazzi nella fase di età in cui è Anita, che sono distratti dalle nuove tecnologie, sono dei nativi digitali e di conseguenza hanno altro per la testa che non sia la lettura, avrebbero bisogno di qualcosa che li coinvolga. Secondo me questo romanzo, almeno per la mia opinione, da questo punto di vista almeno non ha coinvolto me, figuriamoci un nativo digitale che non ha la passione per la lettura. Poi c'è quel nativo digitale che comunque è appassionato di libri e legge tanto, non è il caso di mia figlia, e quindi magari si può appassionare. Sì, eravamo andati a schermo nero perché sto parlando appunto da più di un'ora. Probabilmente voi non avete visto niente, ma vabbè. Quindi non mi ha appassionato tantissimo, purtroppo. È la storia di due sorelle e delle loro avventure in seguito allo scoppio della Prima Guerra Mondiale, nell'Italia del Nord.
Loro si trovano, mi sembra, quando scoppia la guerra, loro si trovano in Austria dove i genitori sono andati per lavorare. E scoppiando la guerra, loro vengono considerati dei nemici dell'Austria e di conseguenza devono rientrare nel loro paese d'origine. E quando rientrano, sono persone che non si sentono più appartenenti né all'Austria né all'Italia, perché per un lungo periodo di tempo non hanno vissuto lì nel loro paese d'origine. E poi le vicende appunto del conflitto, quindi anche qua è presente un conflitto, li portano questa famiglia a disgregarsi e le ragazze dovranno sopravvivere e supereranno tante avventure per riuscire poi a riabbracciare i loro cari. In un momento in cui in particolare la protagonista cresce, è una fase molto difficile della sua esistenza perché è un adolescente, quindi in questo ricalca un po' la vita e il crescere, l'evoluzione di un ragazzo appunto di 12-13 anni come è mia figlia. La particolarità è che ogni tanto ci sono queste che dovrebbero essere fotografie, ma sono praticamente in grigio, non c'è nulla. Ci ha riportato solamente la descrizione, quindi la fotografia in realtà non c'è perché è grigia e tu te la devi immaginare nella descrizione che c'è sotto. Ad esempio, come in questo caso, la fotografia si chiama Volto di donna, non si tratta di un ritratto scattato nello studio. L'autore della foto ha colto il viso della donna all'aperto per la strada. E infatti sullo sfondo si intravede l'insegna di un'osteria. La donna è molto anziana, porta i capelli stretti in una crocchia, la cosa che colpisce di più sono i suoi occhi di un colore indefinito e c'è sempre qualcosa, l'attenzione viene posta sempre in ogni fotografia su qualcosa che è fuori fuoco, ma che è comunque importante poi nella narrazione. In questo caso a essere fuori fuoco non è il soggetto della foto ma il fotografo stesso, e queste pseudo fotografie che in realtà non ci sono ma che il lettore deve immaginare danno un po' il ritmo della narrazione e dividono un po' il capitolo perché non ci sono dei veri e propri capitoli. I capitoli, se così li vogliamo chiamare, sono divisi appunto da queste pseudo fotografie. Dopo aver letto quello, ho letto Non lasciarmi di Ishiguro, sempre per il gruppo di lettura. In questo caso è il libro che andremo di cui andremo a parlare tra pochi giorni, quindi era il libro di gennaio, che in realtà era una rilettura, perché io Non lasciarmi di Ishiguro l'avevo già letto diverso tempo fa, credo più di una decina di anni fa, quando ancora non facevo video su YouTube. Ma comunque mi ricordo che già fruivo delle persone che parlavano poi di libri appunto su questa piattaforma e lo avevo recuperato e letto perché nello stesso periodo mi sembra che fosse uscito il film che ne è stato tratto, di cui sinceramente non ricordo quasi niente, evidentemente non mi ha lasciato granché se non i protagonisti. Il volto dei protagonisti, Carey Mulligan, Keira Knightley e Andrew Garfield, mi sembra che fossero. Quindi quel film non è stato molto incisivo. Molto incisivo invece è questo romanzo di Ishiguro, che è uno dei miei libri preferiti, almeno degli ultimi anni. E mi era piaciuto alla prima lettura, ma questa seconda lettura, forse mettendoci 10 anni, sicuramente sono... sicuramente diversa, perché dobbiamo sempre considerare questa cosa. Qualsiasi libro che noi leggiamo ci appare e che rileggiamo ci appare diverso a seconda del periodo in cui noi lo rileggiamo, perché siamo diversi noi quando lo rileggiamo e quindi lo recepiamo in maniera diversa. Io lo trovo un romanzo meraviglioso nel suo essere profondamente lacerante, malinconico, triste, e eticamente molto coinvolgente ed eticamente profondo, che fa sì che il lettore si ponga un milione di interrogativi. È sicuramente stato scritto in un periodo in cui
ci si ponevano molti più interrogativi sulla clonazione, sui trapianti, perché è questo di cui si parla, ammantato di un'aura distopica e fantastica. Però è questo di cui si parla. La grandezza di essere un romanzo che pone una miriade di interrogativi senza comunque dare delle risposte, dandone molto poche, questi interrogativi etici molto profondi. Un altro grande punto di forza è il punto di vista, perché noi siamo dentro la testa di una delle protagoniste, Katie, appunto, che è, no, non vi dico che cos'è, ma se sapete un po' di che cosa parla questo romanzo, ma probabilmente non devo dare per scontato che tutti lo conoscono, tutti lo abbiano letto, quindi non vi posso dire chi è Katie, ma il suo punto di vista fa sì che tutta la vicenda venga vista anche dal lettore come parziale, perché Katie non sa perché la sua vita è così, perché succedono certe cose, e di conseguenza noi come lei rimaniamo in sospeso, e questa sospensione, questo mistero è voluto perché crea tutta l'atmosfera del romanzo, che è una sorta di è un crescendo. Il romanzo si apre su questo collegio, è un collegio, pare un collegio, la questione è che i ragazzi sembrano non studiare praticamente mai, i ragazzi che vivono qua. In particolare in questo collegio Ishiguro si concentra su tre ragazzi, quelli che vi dicevo, Katie, Ruth e Tommy, e sul loro rapporto, su come poi questo rapporto si evolve nel corso del tempo, sul perché questi ragazzi fanno certe cose. Infatti c'è un assommarsi di interrogativi che non vengono mai spiegati fino in fondo, se non forse nella risoluzione finale. I ragazzi sembrano non studiare mai, ma viene data molta importanza all'elemento artistico. Infatti i disegni, le opere che loro producono sono il fulcro della discussione e anche di certi comportamenti, loro in particolare di Tommy, che non sembra non sia molto bravo a disegnare e a elaborare questi disegni, questa produzione artistica. E poi ci sono altri interrogativi: perché i ragazzi non hanno praticamente nulla, non c'è mai nessuno che li va a trovare, dove sono le loro famiglie, perché sono lì, perché non posseggono oggetti e devono così raccattarli su quando ci sono queste aste che periodicamente vengono fatte in collegio. E già solo il fatto di, in questo caso Katie, di possedere un'audiocassetta con una canzone che è appunto quella che dà il titolo al romanzo, sia qualcosa di così importante per loro, per Katie, e di conseguenza quando poi questa cassetta sparisce, lei la cerca la cerca per il collegio per un sacco di tempo, e poi cerca di ritrovarla e la ricompra anni dopo insieme a Tommy. È tutto così, e quando poi arriva la rivelazione finale e l'ultima parte del romanzo, è devastante quello che succede ai protagonisti, ed è un romanzo veramente di cui faccio anche fatica a parlare, perché è talmente tanto per me che poi rileggendolo anche, io l'ho proprio sentito sulla pelle quello che succede a questi protagonisti, il motivo per cui sono nati e qual è la loro esistenza. È commovente, veramente devastante. Non vi dico altro, vi dico solo, se non l'avete ancora letto, leggetelo, perché è straziante. È una di quelle letture tristi che piacciono a me, ma che ti lascia veramente dentro qualcosa. Infatti l'altro giorno ho messo un po' a posto gli appunti,
mi ero presa tantissimi appunti in vista proprio della discussione al gruppo di lettura e un po' rivissuto tutto quello che avevo provato leggendolo ed è stato un po' rivivere le vite di questi tre protagonisti, non vi so nemmeno a dire che ho pianto leggendolo, mi sono molto emozionata. E parlando di Non lasciarmi, torno un attimo indietro ad un romanzo che avevo letto in precedenza, romanzo che, di cui non sapevo praticamente niente, si chiama L'esercizio del distacco di un'autrice italiana che è Mary Bitolusso, che non conoscevo assolutamente, mai sentito parlare, e si iscrive dentro al tunnel di Chiara Valerio perché la Tolusso intervista Chiara Valerio in un podcast che ho ascoltato, quasi bevuto, in cui Chiara Valerio parla di Così per sempre e spinge anche chi l'ascolta all'interno, mi sembra, di Pordenone Legge, era avvenuto questo incontro. Chiara Valerio spinge chi l'ascolta e quindi i lettori a leggere La Tolusso, che è una poetessa italiana e che ha scritto, mi sembra, uno o due romanzi, e L'esercizio del distacco è uno di questi romanzi ed è un libro bellissimo, bellissimo, molto intenso e breve, che io mi sono fatta fuori nel giro di 24-48 ore, l'ho letto ovunque. Mi ricordo che in quei due giorni in cui lo leggevo avevo anche una riunione, mi sembra, e io me lo sono portata con me, perché se avessi avuto due minuti di tempo credo che lo avrei letto in quei due minuti. Me lo sono portato ovunque, addirittura me lo sono letta per strada sotto la luce dei lampioni, perché era già buio, ma dovevo andare avanti. E ve ne parlo legandolo appunto a Non lasciarmi, perché io credo che siano due romanzi molto vicini, e sicuramente il romanzo della Tolusso è stato influenzato da Non lasciarmi, perché ha molti punti di contatto. Anche in questo caso si parla di un collegio in cui questi ragazzi vivono, e un collegio che influenza tantissimo poi la vita dei personaggi nel loro futuro, perché come i personaggi di Non lasciarmi continuano a pensare a questo loro passato vissuto, cioè il collegio in cui hanno vissuto da ragazzi è una sorta di bolla che rappresenta la loro infanzia, la loro giovinezza, e di conseguenza un periodo felice. Un periodo felice in cui loro erano coccolati e dovevano ancora scoprire qual era il loro posto nel mondo. Nello stesso modo, anche il collegio in cui vivono i protagonisti della Tolusso nell'esercizio del distacco è questo. È un microcosmo, una bolla in cui loro vivono e sono coccolati. E anche in questo caso ci sono tre protagonisti, due ragazze e un ragazzo, che sono legati da amicizia, ma amicizia che è anche qualcosa di più. E è molto simile, L'esercizio del distacco è molto simile a Non lasciarmi e a toni veramente tanto poetici, perché la Tolusso, che è anche una poetessa, ha questo linguaggio molto evocativo, con delle frasi veramente bellissime. Adesso, se dal momento che io l'avevo preso in libreria, poi l'avevo preso in biblioteca, quindi l'ho restituito, non ho sott'occhio il quaderno dove mi sono appuntata tutte le cose che mi sono appuntata, e mi sono presa veramente tantissimi appunti per un romanzo breve, ma veramente molto intenso. Però c'è in particolare una frase che io mi sono appuntata e che mi è piaciuta da morire, che se mi ricordo, cioè devo averla qua da qualche parte, adesso la devo trovare e ve la devo leggere perché è tanto, ma chissà dov'è finita poi. Allora,
Si ama quando non se ne può fare a meno, semplicemente perché quell'amore è irresistibile. Nulla si può quando si ama contro la quiete, contro l'assenza, contro le regole, contro ogni possibile delusione, contro ogni privilegiato futuro. È una frase boom! Il libro è tutto così, con queste frasi ad effetto che non sono nemmeno frasi post-it, ma è veramente un romanzo sentito e che a me è entrato sotto la pelle. Come mi è entrato sotto la pelle e mi ha fatto fare una miriade di riflessioni anche Povere creature di Alistair Gray, allora, arrivare adesso, dopo un'ora e venti che parlo, a parlare di Povere creature, forse non è il momento, quindi ve lo faccio solo vedere, vi dico due cose, così due, e poi, come per così per sempre, ne parlo in modo più diffuso in un altro video, in cui vi parlo di questo romanzo, e vi dico anche che cosa vorrei leggere, che cosa leggerei io, connesso a Povere creature, perché è un romanzo che ha connessioni con la letteratura e con tanti altri libri, dai romanzi di Wells, uno fra tutti L'isola del dottor Moreau, passando poi per Frankenstein, che è il romanzo che più si sente ha influenzato questo Gray nella scrittura di Povere creature, e tanto altro. È un romanzo graficamente bellissimo perché è pieno di immagini, adesso non ne troverò nemmeno una sfogliandolo, è pieno di immagini, stili narrativi diversi, di cose, cioè, è proprio tanto. È un romanzo profondamente femminista. Sicuramente io non, in questo momento, non sono così lucida da riuscire a parlarvene, e ci sono altre persone, Selvaggia, Alice, Elena Monti, che ne hanno parlato tanto. Mi ricordo di aver visto anche un reading vlog di Elena, che mi aveva fatto venire una grande voglia di leggerlo, e mi ero ripromessa di leggerlo quanto prima, perché poi fra qualche settimana uscirà il film che ne è stato tratto e che voglio assolutamente andare a vedere. Romanzo profondamente femminista, vi dicevo. Allora, la forza di questo romanzo è la sua protagonista, Bella, creata, diciamo così, da Godwin, questo medico, quindi come se fosse una novella mostro di Frankenstein, una donna che con la sua esistenza scardina tutti i topos legati alla a quello che ci si aspetta dalle donne in un certo periodo certo periodo storico, ovvero in Inghilterra durante il periodo vittoriano le donne dovevano stare al loro posto, Bella invece scardina qualsiasi convenzione e usa gli uomini a proprio vantaggio. Un altro elemento molto importante di questo libro, secondo me, è l'espediente narrativo. Un espediente narrativo molto particolare, difficile anche da raccontare, ma che lo rende sicuramente molto diverso da quello che io ho letto finora, perché fa sì che sia una narrazione a più livelli. Perché, allora cronologicamente, le vicende, e vado a leggere gli appunti che mi sono presa qua all'inizio, cronologicamente un chirurgo, appunto Godwin Baxter, crea questa donna, una donna 25enne, da resti umani. Un amico medico, amico di Godwin Baxter, racconta la cronaca di quello che è successo. Noi leggiamo tutta la vicenda della creazione di questa donna attraverso le parole di questo amico del creatore della donna, il dottore Archibald McCandless, che è appunto il narratore delle vicende, fino a che poi negli anni 70 uno storico di Glasgow trova dei documenti su marciapiede, che sono nella fattispecie appunto questo resoconto che Archibald McCandless aveva redatto,
Per più di 10 anni questo libricino raccolto per terra, che raccontava di questa donna creata in laboratorio, non vengono esaminati. Dopo 10 anni, siamo nel 1990, questo storico esamina il libro, lo pone all'attenzione dell'autore, ovviamente a finzione narrativa, Aleister Gray. Aleister Gray in questo modo diventa l'editore del volume, che di conseguenza noi abbiamo tra le mani, e lo pubblica con alcune modifiche apportate da lui stesso. Nei passaggi tra il curatore, l'editore e così via, il manoscritto originale scompare. Quindi è un espediente narrativo complicato da descrivere, ma molto efficace. Quindi quello che noi leggiamo è il manoscritto che ci è arrivato dalla metà dell'Ottocento fino a noi, con le revisioni che poi l'autore ha portato, manoscritto che appunto nella finzione narrativa, il manoscritto originale perso, ma non c'è solo questo, perché ad un certo punto ci sono i racconti e di conseguenza il punto di vista di altri personaggi, come ad esempio l'amante di Bella, con cui lei fugge, Bella stessa che racconta la vicenda dal suo punto di vista, e quindi tutto questo fa sì che sia una narrazione stratificata a più voci e molto sfaccettata, che racconta una vicenda che non si sa se è vera o no, e quindi è tutto sul filo del ma sarà vero quello che leggo. È molto difficile parlarne, soprattutto dopo un'ora e venti che io vado avanti a parlare di libri, quindi lo rimando. Però io vi dico, se ancora non l'avete recuperato, fatelo, perché io ho trovato povere creature, che io sicuramente avrò chiamato strane creature, perché non so perché sbaglio sempre il titolo di alcuni libri, e Povere creature è tra questi. È un libro tanto, una lettura che mi ha veramente coinvolto, e poi la bellezza e anche la facilità con cui si legge, perché ha uno stile narrativo molto semplice, molto immediato, che fa sì che, nonostante tutte le difficoltà, tra virgolette, perché non sono difficoltà, dell'espediente narrativo, di questa narrazione a più livelli, lo renda immediatamente fruibile da qualsiasi lettore, perché ti tira dentro la storia con una facilità, con un linguaggio immediato che è devastante, ma in senso buono. Poi è fantastico, veramente una buonissima lettura. Lettura non altrettanto coinvolgente, l'ultimissimo libro dell'anno, che vi avevo già fatto vedere. Mi aspettavo che fosse una cosa così, però probabilmente sono un po' una lettrice ormai fuori tempo massimo per leggere di questi tipi di libri. È XOXO di XEO, che sembra uno scioglilingua. È un romanzo-drama. Non è niente, cioè è un K-drama travestito da romanzo. Proprio è un divertissement narrativo, così, che uno legge per passare un pochino il tempo. La questione è che io l'ho trovato veramente molto banale, molto piatto, e paradossalmente, quando poi mi ritrovo a leggere questi libri, ormai lo faccio veramente poco, perché mi dico anche che ho talmente tanto poco tempo che è inutile che io perda il mio tempo di lettura dietro a questo tipo di libro. Però niente, ci sono caduta perché ero troppo curiosa di leggere un libro che fosse una sorta di drama coreano. La questione è che poi ci trovo veramente un piattume che mi rende la lettura faticosa. Tant'è vero che me lo sono trascinato per un sacco di tempo, e ho fatto prima leggere Povere creature che non questo, perché l'ho messo in pausa e poi l'ho ripreso, ed è stata una fatica, perché qua dentro ci sono le figurine Panini, anzi forse le figurine Panini hanno più spessore. Si parla di questa ragazza di origini coreane, che vive a Los Angeles con la famiglia, vuole diventare una violoncellista, e in una serata, così
per caso, incontra questo ragazzo che ovviamente è bellissimo, si innamora di lei, cioè tutto già visto, già sentito, e poi scompare nel nulla. Lei per tutta una serie di coincidenze va a studiare a Seoul per un certo periodo e guarda caso nella scuola in cui lei capita c'è anche lui e si scopre che lui è un idol perché è il cantante di punta del gruppo che sta emergendo ed è sotto i riflettori della scena K-pop proprio in quel periodo e guarda caso quel ragazzo bellissimo è innamorato di lei. Vabbè, quindi le vicende sono piattissime, i personaggi sono, vi dico, le figurine panini hanno più spessore, ha valenza perché parla dell'ambiente idol in Corea negli ultimi anni, quindi c'è un po' questo racconto del fatto che gli idol hanno dei contratti così tanto stringenti per cui non devono avere relazioni sentimentali con coetanee o coetanei, devono stare attenti a tutto quello che fanno perché sono sotto l'occhio di bue, sotto i riflettori, di conseguenza qualsiasi cosa che loro fanno può essere riportata dai giornali scandalistici e gli scandali possono portare alla fine della carriera. Cioè, questo è così. Se avete voglia di leggere qualcosa di molto leggero, età di lettura, cioè proprio basica, dai 9 anni, perché io sono fuori tempo massimo per leggere un romanzo di questo tipo. Però capisco che magari se uno vuole leggere proprio un romanzino young adult, proprio base, vuole staccare il cervello. La questione è che secondo me il cervello lo stacca troppo in questo caso, perché io preferisco un romanzo semplice nel suo stile, come può essere Povere creature, che però mi fa leggere qualcosa di lineare, ma che mi dà, è semplice, che però mi dà semplice nello stile ma che mi emoziona a scapito di uno stacca cervello come XOXO che però il cervello me lo appiattisce perché non mi dà assolutamente niente. Sì, ha una storia in cui mi viene raccontato che cosa fanno i personaggi che vanno da A a B e poi da B vanno a C e D, ma non mi dà assolutamente niente questa narrazione, per questo che dico che probabilmente sono un po' fuori tempo per questo tipo di narrazioni. Va bene, allora io ho parlato per 1 ora e mezzo, adesso vado a bere, grazie a chi, non so, i 3 gatti che sono arrivati fino a qua, grazie a chi è arrivato fino a qua, e noi ci sentiamo presto, quindi videoletture infinito che però finisce qua. In questo modo io ho finito di parlare di tutti i romanzi che ho letto nel 2023, quindi da qui poi si parte per altre letture che spero per me e spero anche per voi siano bellissime, che sia un 2024 pieno di letture interessanti, libri bellissimi poi da ricordare fra un anno quando ci troveremo qui di nuovo a fare i bilanci di letture. Bene, io vi saluto, vi do l'appuntamento ad un prossimo video, vi ringrazio se siete arrivati fino a questo punto e noi ci sentiamo al più presto. Ciao!